Oggi Sana Sanità qui all'ospedale di Sarno, che tra l'altro vede il direttore generale della ASL Salerno 1 tra i bocciati dalla regione, quindi fra poco lascerà il suo incarico. Un ospedale all'avanguardia, ma c'è una denuncia forte: ci sono ancora tanti reparti chiusi, attrezzature all'avanguardia che non vengono ancora utilizzate come la TAC. Ecco, Sana Sanità, intenzione di fare qualcosa? Ma io credo che dobbiamo premiare l'ospedale di Sarno, è sicuramente il miglior ospedale che abbiamo visitato, ha strutture nuovissime, è una vergogna che per esempio la TAC, una TAC di ultima generazione, sia imballata e non funzioni per mancanza di personale. Le strutture sono all'avanguardia, bisogna dare una mano al direttore russo e a tutti i sindaci della zona per far partire questo ospedale e dare finalmente ai cittadini sarnesi il diritto costituzionale alla salute. Uno dei problemi per il quale alcuni reparti come la rianimazione restano chiusi è la carenza di personale, quindi un po' colpa anche di quelli che sono gli scarsi fondi che arrivano, o meglio non arrivano, dalla regione. No, non ci sono scarsi fondi, si spendono miliardi di euro in sanità, sono spesi male, quindi cercare di spendere meglio questi soldi per far partire queste strutture, perché altrimenti se non funziona pigliamo sta TAC, la mandiamo in un altro ospedale, casomai in quegli ospedali dove la lista d'attesa è lunghissima e diamo una risposta lavorativa. Non solo a quegli infermieri, a quei medici che non possono lavorare perché non hanno gli strumenti, ma anche a quei cittadini che fanno lunghe attese per poter avere una TAC. Il direttore sanitario dell'ospedale di Sarno diceva: speriamo adesso che questa visita servi a qualcosa, ci crediamo, anche nella persona proprio di Rivellini, nel suo intervento come politico proprio. Ma io ho lanciato nell'incontro una proposta che prima dell'estate, quindi entro questi 10-15 giorni, tutti i politici di tutte le forze politiche, perché la salute umana non è né di destra né di sinistra né di centro, si incontrino e traccino un percorso per dare una risposta all'ospedale di Sarno. Altrimenti l'unica possibilità vera è quella di chiudere questo ospedale, e la mia non è una provocazione, è una proposta seria, di chiudere questo ospedale e queste strutture così efficienti portarle in ospedali dove c'è la possibilità di farle funzionare.